Abbiamo l'Avis di Torrice. E ne parliamo con il neo presidente Candido Citti. Ciao Candido. Ciao, buonasera Enrico, grazie per avermi invitato. Saluti a tutti. C'è con me il mio socio Filippo. Adesso noi ti siamo, vediamo anche nel tuo paese. Entriamo anche nel tuo paese, in mezza collina. Sì, io fortunatamente vivo in in oasi della sociaria, a dir la verità. Siamo nel Lazio, scusatemi se vi correggo. Allora andiamo bene a perché insomma campagna, noi siamo qua vicino e la conosciamo, mentre a Morazzone, a Varese, io non sono mai andato, sinceramente, come non sono mai andato a Torrice. Torrice è in mezzo dove? Ma è un paesino di 3500 abitanti che si trova nel Lazio, in Ciociaria. In Ciociaria, adesso in poi. In Ciociaria, nel sud del Lazio. Poi alla fine ti faccio alcune domande, ma adesso parliamo della tua Avis di Torrice. Quanti siete? Allora, noi ufficialmente siamo 80 iscritti, quasi tutti donatori. Ah. La nostra associazione nasce, è una new association, e nasce 5 anni fa. Ah, è giovane. Sì, nasce 5 anni fa, eravamo 5 amici, non 4 amici al bar, ma 5. Vabbè, eravate sempre al bar però. Esatto, assolutamente sì, da una mia idea è nata questa iniziativa di far ripartire un'associazione volontariato che appunto promuova il gesto solidale della donazione del sangue, e quindi man mano coinvolgendo gli amici, parenti, diffondendo la buona cultura della prevenzione della donazione del sangue, quindi la solidarietà pura, nuda e cruda, siamo riusciti ad arrivare a un sufficiente numero di rappresentanti sulla nostra cittadina. Ma adesso lavorerete meglio, anche di più, meglio non lo so, di più sicuramente, per raddoppiare questo numero, e grazie al tuo lavoro e al lavoro dei tuoi collaboratori, immagino, no? Assolutamente sì, ho un nuovo direttivo, sono stato eletto presidente nello scorso mese di aprile, prima facevo parte del direttivo, ero il vicepresidente. Questo mio impegno, questa mia voglia di fare, di essere sempre presente sul territorio e soprattutto a disposizione di tutti, mi ha premiato, e la mia associazione, la definisco mia solo in senso lato, ma di tutta la cittadina mi ha premiato eleggendomi nuovo presidente, quindi se prima davo il 100% adesso darò il 110% della mia disponibilità e della mia voglia di fare. Ma tu sei un ragazzo giovane, sei un ragazzo giovanissimo, Filippo. Sì, la domanda che abbiamo fatto prima anche presidente di Somma Campagna, dista molto il centro trasfusionale da voi? Allora, noi abbiamo il centro trasfusionale che sta a 7 km proprio nella provincia, quindi provincia di Frosinone, però fortunatamente con l'aiuto di amici amministratori locali riusciamo a promuovere la nostra associazione, il nostro gesto di solidarietà nella donazione del sangue con servizio di autoemoteca e soprattutto con la grande collaborazione di Avis Provinciale di Frosinone. Ad un giovane di Torrice cosa gli dici per venire a donare il sangue? Come fai a convincerlo? Ma io, a dire la verità, a vis-à-vis, con i rapporti umani, purtroppo lo prendi a schiaffi? No, assolutamente no. Gli faccio capire che è un gesto che ti riempie il cuore, certo. Donarti agli altri per dare modo a chi ha bisogno di allungare la loro vita, tant'è vero che il motto della nostra associazione è "dona il sangue, regala una vita", quindi è proprio senso lato, è questo. Ecco, per carburare bene il vostro sangue, a che alimenti prendete a Torrice? Volevo dire, no, allora lo dico meglio io. Se vengo a Torrice io e Filippo, che tu ci inviterai sicuramente, qual è il piatto migliore che ci fai sentire? Ecco, era questa l'essenza. Allora, qua nella ciociaria sono molti i piatti tipici locali fatti in casa, quindi partiamo dai vari antipasti, ecco, primi, secondi. Primi, secondi, devi dirmi qualcosa di specifico. Anch'io a Verona ti do i primi, secondi, che vuol dire? Dai. Abbiamo le nostre sagne e fagioli, fettuccine maltugliati fatti in casa, carne nostrana, quindi c'è un po' di tutto. Allora facciamo così, noi portiamo il vino degli amici di Avis, insomma, Campania.
campagna di Bianco Custosa. Di Custosa, e voi ci date da mangiare, facciamo così? Assolutamente sì, sarà un immenso piacere ospitarvi. No, nella nostra, comunque prima o poi ci rivedremo, dai. Noi siamo... Dai, vai Filippo, scusa. No, portavamo anche il prosecco, tanto perché avete degli buoni antipasti. Tanto per essere... Comunque volevo dire che con questa trasmissione noi apriamo ai nuovi presidenti, perché comunque ci sono i nuovi consigli che si sono formati in questo periodo, nonostante la pandemia, hanno fatto i consigli e tutti i nuovi presidenti AVI. Noi cerchiamo di raccogliere un po' tutti quelli che riusciamo a sentire, naturalmente. E nel Lazio siamo contenti di avere naturalmente anche Candido, perché nel Lazio abbiamo sempre un po' difficoltà ad avere i presidenti che ci fanno sapere delle cose. Magari Candido ci apre le porte, chi lo sa. Assolutamente, dai per fatta la cosa, anzi, come l'altra settimana abbiamo avuto modo di sentirci, certo, telefonicamente, io ti ringrazio di tutto cuore per questa vostra iniziativa. Prenderò cura, mi prenderò l'impegno di promuovere questa radio, di promuovere quello che voi fate, il vostro lavoro, che per noi è preziosissimo, come il nostro di lavoro. Certo, certo. Volevo dire, non è che ci si lascia qua, non è che non ci si sente più, noi ci sentiamo ancora. Quando ci saranno delle cose nuove, non ti preoccupare, la radio fa buon sangue, Radio RCS è per voi anche. Salutiamo tutti gli amici di AVI Storice, Candido per primo, il neopresidente di AVI Storice. Vi dedichiamo alla città di Torice una bellissima canzone.